Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi comincia il primo episodio Modifichiamo la mia Abarth 595. Per chi si fosse perso il video di presentazione della macchina, vi lascio la i in alto a destra o a sinistra, non lo so dove lo mette YouTube, ma comunque vi lascio il video di presentazione. Prima di addentrarci nel video, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, perché tantissimi di voi visualizzano ma non sono ancora iscritti. Quindi mi raccomando, cliccate il tasto iscriviti, perché tanto è gratuito. Bando alle ciance, cominciamo a vedere cosa andremo a fare come prima modifica. La prima, diciamo, pecca che ho trovato in questa macchina è l'impianto di illuminazione. Ragazzi, nel 2021 non è possibile che la 595 Abarth monta di serie i fari alogeni. Io personalmente, essendo abituato ad un'illuminazione LED o xeno, perché le mie auto precedenti avevano tutti questa tecnologia, ovviamente oltre all'impatto estetico, che è completamente diverso da una luce bianca a una luce gialla, anche in termini di sicurezza, quando è buio, ragazzi, vi posso garantire, perché per chi è abituato ad una luce xeno o LED, facendo un downgrade al buio, questa luce alogena non fa vedere una beniamata minchia. Detto ciò, mi sono recato da un mio amico ricambista, il quale mi ha detto che c'era la possibilità di fare questo upgrade e di cambiare tutto l'impianto di illuminazione. Tra l'altro vi lascio il link qui sotto per dare un occhio alla sua pagina. Vende ricambi di ogni tipo per tutte le automobili. Quindi adesso ci metteremo in marcia verso direzione Caserta e cambieremo tutta l'illuminazione, trasformandola a LED, partendo dalla luce targa, luce baule, luce abitacolo, per poi finire ad anabbaglianti ed a abbaglianti. Accendiamo la macchina e andiamo a montare questi fari a LED. Montaggio riuscito, tutto perfettamente compatibile, nessun errore segnalato dalla macchina. Ci troviamo ancora una volta nell'abitacolo della macchina, come potete vedere dalla luce bianca. Abbiamo sostituito anche la luce interna, ma tra l'altro vi ho detto che andavo a cambiare tutto l'impianto di illuminazione della macchina. Ho aspettato apposta che calava la notte, perché vi volevo far vedere il risultato finale, e vi posso assicurare che è davvero un bel vedere. Ragazzi, la macchina cambia completamente, non solo per quanto riguarda il grado di illuminazione, ma anche a livello estetico è un bel vedere. Vi faccio vedere subito il risultato finale. Cosa ne pensate? Credo sia un upgrade azzeccatissimo. La macchina è diventata ancora più aggressiva con il calare delle tenebre. Sono stra soddisfatto. Che dire, ragazzi, questo video sta volgendo al termine. Ci tenevo ancora una volta a ringraziare Salvatore. Vi lascio il link qui sotto, così potete chiedergli qualsiasi informazione. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Da Domenico è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!